Bentornati a 7 giorni, gli italiani e il mattone, un rapporto consolidato di vecchia data che anche nei momenti più difficili ha tenuto, tanto che ancora oggi ben 8 italiani su 10 sono proprietari della casa in cui vivono, insomma circa l'80% della popolazione. Si tratta di un dato altissimo, specie se rapportato ad altri paesi, ad esempio in Francia i proprietari di casa sono il 61%, in Germania appena il 46%. Insomma, fin qui le buone notizie, ma la crisi morde, dunque ne risente anche il settore immobiliare, le compravendite sono in calo, i prezzi in discesa e i tempi delle contrattazioni si dilatano. Ma con quali prospettive? Sentiamo Carla Macrellino. Il mercato immobiliare quest'anno chiuderà al di sotto delle 500.000 compravendite di case, il 40% in meno rispetto a fine 2006, con i prezzi che continuano a scendere di un ulteriore 2% se confrontati al primo semestre di quest'anno, mediamente il 15% in meno se lo paragoniamo a 6 anni fa. È il quadro dell'attuale situazione italiana che il Centro Studi Nomisma presenterà ufficialmente fra qualche giorno insieme con le previsioni per il futuro, ancora negative per il 2013 con una debole ripresa nel 2014. Il nostro Centro Studi della FIAIP ha individuato, diciamo, questo momento come il punto di caduta massima della crisi. Gli esperti lo definiscono un mercato ormai asfissiato dalla mancanza di credito alle famiglie che pur mantengono la volontà di comprare casa, ma che purtroppo nella maggior parte dei casi dipendono dai mutui che non riescono ad ottenere. Nel primo semestre di quest'anno, sempre dati Nomisma, l'offerta di immobili è tornata a crescere dopo anni di stabilità, ma chi vende lo fa per necessità. Devono vendere forzatamente perché casomai hanno l'azienda che non va bene, ci sono problemi grossi anche per i giovani che hanno contratto mutui ante 2008 e che casomai oggi hanno perso il posto di lavoro. Resiste alla crisi soltanto il mercato del lusso, soprattutto nelle grandi città d'arte come Roma e Venezia, grazie agli investitori stranieri. Russi, giapponesi, cinesi e indiani non badano a spese pur di avere un appartamento a 5 stelle in pieno centro storico. Per il resto si devono fare i conti con il proprio capitale da investire e molte famiglie sono costrette a scegliere la soluzione, magari momentanea, di una casa in affitto. Sono 5 milioni, dati Nomisma, i contratti di affitto in questo momento in Italia e i canoni di locazione non sono aumentati. È necessario riportare sul mercato immobiliare gli investitori, perché il mercato riparta. Gli investitori che poi comprano per locare. Il rischio per il futuro, avverte Paolo Righi, è che tra vincoli di legge, pressione fiscale e difficoltà a sfrattare gli inquilini morosi, non si troveranno più facilmente case in affitto in Italia.